qua e poi dobbiamo scendere. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale, attivare la campanellina e lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. I'm coming home. E bella a tutti ragazzi, benvenuti, bentornati al mio canale YouTube. Oggi, come potete vedere anche dal titolo, siamo ritornati su Assassin's Creed Unity. Dopo una richiesta che mi era stata fatta, mi sembra, nello scorso video, sempre su Assassin's Creed Unity. E quindi oggi siamo ritornati in un nuovo episodio, perché avevo smesso un po' di farlo, perché c'era stato un problema che c'era in live. Lo avrà visto, e che appunto vi ricordo che sono in live tutti i giorni, da lunedì a venerdì dalle 16 alle 18 e poi anche da lunedì a venerdì dalle 21.30 a 23.30 circa. Comunque vi avviso su Instagram che se non mi seguite trovate sempre il link sotto in descrizione. E detto questo, sì, avevo smesso perché... di portare Assassin's Creed perché no, c'era stato un problema che non si riusciva ad andare avanti, però sembra che ora l'ho risolto e vediamo. Quindi buona visione. Ok. Cosa? Sono Madame Tussaud. Realizzo statue e maschere funerarie in cera. Immortalo per l'assemblea le vittime più celebri della ghigliottina. È orribile. Ma così sono riuscita a uscire di prigione. E ora qualcuno ha rubato le teste da copiare. Potresti ritrovarle per me? Proviamo. Un'amica ha scoperto qualcosa di importante. Mi ha mandato questa lettera. Ok. Ma devo parlare con Art. Perché mi dà... Dovrebbe essere nella zona verde. Nella zona verde. È qua. Ok. Però posso... Ho una possibilità in più, aspettate. Ho l'occhio dell'aquila. Ah. Ecco, non era difficile. Il giudice del palazzo di giustizia che ha condannato Jacques Hébert pare volesse la sua testa da esibire come trofeo. Quindi? Obiettivo completato. Recupera le teste. Ah, quindi ok. Ora dobbiamo recuperare le teste, ma... No, non nasconderti. Come si faceva? Ah, ecco. Scendi. No. Vai, 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 scappa! Scappa, scappa, scappa! Andiamo, andiamo! Come sei in una zona vietata? Vediamo. Magari non andiamo subito al punto. La
terza volta questo mese. Ho fame. Qui mi sfamate. A posto. Taci. Che cosa vuoi? Ci sono molti crimini. Serve aiuto? Ho tutto sotto controllo, ma grazie lo stesso. E tutti quegli omicidi che non risolvi? Chiudi quella bocca, Vidoc. Pensaci. Lui li risolve e il merito è tuo. Sai una cosa? Risolvi un delitto e ti darò una di queste armi. In questo momento ho cose più importanti da fare. Ah, ecco come posso trovare l'arma. Conosco le strade. Posso aiutarti. Perché dovresti? Perché quel lurido porco del ministro della polizia non ha la benché minima voglia di fare qualcosa che possa far sorgere in quelli come me anche una minima speranza che un giorno questa città diventi un posto vivibile. E poi perché mi annoio, cazzo? Ah, per l'amor di Dio, Vidoc, taci! Proviamo. I monaci hanno qualcosa di inquietante. Non è facile vivere rinchiusi così in un grosso edificio. Io darei un'occhiata al monastero sull'isola, sai? E dov'è? Allora, qua, tutto ciò che scoprirai verrà archiviato a scheda. Esamina tutti gli indizi e parla con tutti i testimoni. Ok. Ma dai! Perché? Io volevo andare per l'altra parte, dai! No! Così? Allora... Come faccio? Ah, forse per di qua, vediamo. Ah, ecco. Esaminiamo. Ok. Oh cielo, i frati Stanislas, Bernard e persino il rispettato Fra Benoit, anche Fra Jean, tutti morti. Perché? Non capisco. Sono sopravvissuti solo in tre. Ma non sarà che... Non voglio pensarci. Possibile che l'omicida sia uno di loro? È ridicolo. Chi sarebbe in grado di commettere una tale atrocità? Ok. Questo? Un anziano monaco morto in suo letto. Poi... No, c'era un altro, interagisci. Ah, ok. Poi cosa abbiamo qua? Questo? Qua, e poi dobbiamo scendere.
Ah, ok. Uno è qua. Quante disgrazie. Prima la morte dei monaci anziani. Fratello Jean ha servito l'ora del vino e gli è venuto sonno. Si sono ritirati e non li riuscivo più a svegliare. Sono corso dal medico. E al mio ritorno ho scoperto che erano tutti morti. E poi trovo fratello Jean strangolato. Ok, poi qua c'è qualcuno che posso... Sì. Ho visto un monaco laggiù che appiccava il fuoco. Un incendio nella vigna. Gli ho urlato contro ed è fuggito via. Ok. Poi non c'era qualcosa qua. Il fuoco. Cosa c'entra il fuoco? Ah, ok. Mancano due, allora. Quante disgrazie. Prima la morte dei monaci anziani. Fratello Jean ha servito come lo accusa? Gli è venuto sonno. Si sono ritirati e non li riuscivo più a svegliare. Io? Un omicida? Ma se sono stato io a chiamare il medico? No, come il sospetto sbagliato? Quindi è sbagliato. No, questo. Attenzione. Lì! Questo! Tu! Il volere di Dio non può essere compreso dai mortali. Noi preghiamo e cerchiamo di fare del nostro meglio. Le scritture dei profeti come Nostradamus possono fornirci alcuni suggerimenti. Il volere di Dio non può essere compreso dai mortali. Noi preghiamo e... Ai cospiratori era stato detto che sarebbero morti nel sonno. E Jean è stato vittima di fratricidio. L'omicida segue la profezia. Ok, quindi l'abbiamo accusato. Sì, bisogna capire bene comunque come funziona. Vediamo se carica. Era stato predetto, credimi, anche questo. È decisamente fuori di testa, direi. Se arresti il pazzo, 9 volte su 10 hai ragione. Fai pure. Con 2 false accuse, questo è il problema. Segui i tuoi indizi e vedrai che capirai. È successo qualcosa di brutto alla Corte dei Miracoli. Potresti farci un salto? Ci sono personaggi complessi stavolta, eh? Ok. Comunque io terminerei qua questo episodio. Perfetto, quindi spero che questo video vi sia piaciuto un po', veramente, questo, cioè, è da capire questo gioco, almeno per me, perché non ho mai giocato un Assassin's Creed, quindi, sì, questo è il primo, quindi magari è un po' da capire, comunque ci sta come gioco, e spero che vi sia piaciuto questo episodio. Nel prossimo episodio continueremo con le indagini. E quindi iscrivetevi, commentate, lasciate un bel like, condividete, sostenetemi ancora. Vi ricordo che sono in live tutti i giorni su Twitch da lunedì a venerdì dalle 16 alle 18 e dalle 21.30 alle 23.30. Comunque vi avviso anche su Instagram, quindi vi trovate tutti i link sotto in descrizione. E alla prossima, ciao ciao!